Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited. Innanzitutto mi scuso perché dovevo uscire ieri la puntata degli ultimi arrivi, ma poi ci sono stati dei problemi tecnici e quindi ho dovuto rimandare la puntata a domani o al massimo a domenica. Lo sto ancora montando, il tempo di montarla e la pubblicherò. Invece oggi vediamo questa ricchissima puntata del TG Games Limited, una puntata veramente ricca di notizie che arrivano un po' da tutte le parti, ci sono anche notizie sulle collector, ma andiamo con ordine e come ogni mese cominciamo da Limited Run, cominciamo dai giochi che si potevano prenotare martedì scorso, martedì 2 maggio. Hanno aperto i preordini per un gioco per Nintendo Switch e PlayStation 4 che si chiama Akai Katana Shin ed è un bellissimo shooter a scorrimento orizzontale con tutte le astronavi fatte in grafica poligonale mentre i fondali sono bidimensionali. È un bullet hell classico veramente imperdibile per i collezionisti di questo genere di giochi. Poi sapete, come sempre, gli shooter poi aumentano subito di prezzo e vanno subito a ruba, quindi chi lo vuole può ancora trovarlo sul sito di Limited Run. È disponibile nella versione fisica normale per Nintendo Switch e PlayStation 4 e vi lascio sotto il link per poterlo ordinare. Ma non solo, perché martedì scorso sono stati aperti per ordine anche per un altro gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 che si chiama Portal 4 No Regards, e il gioco è un bellissimo shooter in prima persona, completamente fuori di testa, super violento, super comico, come tutti gli altri capitoli d'altronde, quindi sicuramente per chi ama questo genere di giochi è imperdibile anche questo nuovo capitolo. Il gioco non è disponibile sul sito di Limited Run, ma si può acquistare per il momento solo sul sito di Amazon, nella sezione proprio di Limited Run, quindi il negozio interno di Limited Run all'interno di Amazon.com, quindi Amazon americano. Chi vuole la versione fisica per PlayStation 4 e PlayStation 5 può trovarla là, vi lascio sotto il link per il sito di Amazon per poterla acquistare, ma sempre è distribuito da Limited Run. Andiamo poi a vedere i giochi che si potranno ordinare questo pomeriggio a partire dalle 16. Abbiamo già visto l'ultima volta che è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 Witchwood, questo bellissimo gioco di ruolo con una grafica tutta disegnata a mano, sembrano quasi dei disegni su foglie di carta che si muovono in un mondo tridimensionale, un po' come Mario Paper, però tutto lo stile completamente diverso. Bellissimo gioco, adatto soprattutto agli amanti dei giochi di ruolo e a chi ama questa grafica un po' particolare, infatti a me piace parecchio. E il gioco è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 in versione fisica qui da Limited Run e vi lascio il link per poterlo ordinare. Secondo gioco, ragazzi, è anche questo imperdibile per i possessori di Nintendo Switch, si chiama Getsu Fumaden Undying Moon ed è un bellissimo Souls-like bidimensionale realizzato da Konami. Ricordo quando ne parlammo, quando fu annunciato l'uscita del gioco in versione digitale, e Limited Run ci porta la versione fisica di questo bellissimo gioco con queste ambientazioni stile samurai, tutto disegnato a mano, bellissima grafica, sicuramente non facilissimo da giocare essendo un Souls-like, però è sicuramente da non perdere. E da Limited Run sono disponibili la versione fisica normale per Nintendo Switch, ma è disponibile anche la bellissima Classic Edition con la scatola tipo quelle del NES, come ormai ci ha abituato già con le varie compilation ad esempio di Castlevania o di Contra, questa bellissima scatola stile NES. Sicuramente cercherò di prendermi proprio questa versione. Il gioco è disponibile da questo pomeriggio a partire dalle 16 e vi lascio il link per poterlo ordinare. Ma non finisce qui, perché questo pomeriggio si potranno ordinare anche due giochi per Nintendo NES. Il primo si chiama Eskimo Bob ed è un classicissimo platform con protagonista questo eschimese ambientato tutto al Polo Nord, che il gioco deriva da una specie di cartone animato che avevano messo su YouTube e poi hanno realizzato gli stessi produttori di questo cartone animato, hanno realizzato anche il gioco per Nintendo NES.
Ma non solo, ragazzi, perché c'è disponibile sia questa in versione fisica per NES, ma anche, diciamo, una specie di seguito che si chiama Alfonso's Arctic Adventure. Anche qui praticamente sono gli stessi protagonisti. I protagonisti sono Eskimo Bob e Alfonso, due eschimesi. E quindi una specie di seguito, anche questo è un platform classico con grafica naturalmente stile 8-bit. Il gioco anche questo è disponibile in versione fisica con la cartuccia colorata, mi pare che Eskimo Bob è azzurra e Arctic Adventure è verde, ma sarà disponibile anche un bundle che contiene tutti e due giochi all'interno di una bella scatola da collezione e altri contenuti, e vi lascio sotto il link per ordinare quello che più vi interessa. Arriviamo a martedì prossimo, martedì 9 maggio, quando sarà disponibile per Nintendo Switch un altro gioco, diciamo, orientale. Si chiama Senran Banka e Thousand Color of Love ed è una classicissima graphic novel, quindi un'avventura in stile graphic novel, cioè tipo come se stesse leggendo un manga, e fate voi le vostre scelte. Sicuramente bellissima la colonna sonora, e infatti il gioco sarà disponibile in versione fisica per Nintendo Switch insieme proprio alla colonna sonora, quindi acquisterete sia il gioco che la colonna sonora. Il gioco si potrà ordinare a partire da martedì prossimo, però vi lascio già il link per cominciare a dare un'occhiata. E ancora, sempre martedì prossimo, altro gioco per Nintendo Switch che si potrà ordinare è Outbreak Collection Parte 1, ovvero questa compilation che contiene all'interno alcuni dei capitoli di Outbreak. Su PlayStation 4 è uscita la versione completa con tutti i giochi in un unico disco, in questo caso invece hanno preferito dividere il gioco in due parti, forse perché non ci entravano e non volevano darvi una parte fisica e una parte digitale, quindi l'hanno diviso in due. Questa è la parte 1, poi uscirà anche la parte 2, e il gioco sarà disponibile sia da Limited Run che su Amazon con una cover alternativa. Io vi lascio il link della versione che uscirà qui da Limited Run, e poi martedì prossimo potete fare il vostro preordine. Poi andiamo avanti, ragazzi, passiamo a PlayAsia, che dopo un bel po' di pausa ci porta un nuovo gioco in versione limited prodotto da Eastasia Soft. Questa volta è un gioco per PlayStation 5, quindi non un solito gioco per PlayStation 4 o Nintendo Switch, ma un gioco per PlayStation 5 che mi pare sia già uscito nella versione Nintendo Switch e PlayStation 4. Si chiama Reverie Suite S Edition, che e in pratica è un bellissimo gioco di ruolo, un action RPG in stile The Legend of Zelda, con grafica classica, proprio stile 16-bit. Ci sono alcune sessioni tipo platform, altre normali con visuale dall'alto. Molto carino questo gioco, ragazzi, ed è disponibile da PlayAsia nella versione fisica normale e nella Limited Edition, nelle classiche Limited Edition da collezione di PlayAsia. E vi lascio il link per chi volesse ordinarlo, non costa nemmeno tanto, la Limited è intorno ai 50€, quindi sicuramente è da tenere d'occhio. Poi passiamo a Nicalis, che apre preordine per un nuovo gioco. L'abbiamo in realtà già visto, ma finalmente sono stati aperti i preordini. Un gioco per Nintendo Switch si chiama The Legend of Boombo. Nome strano per questo gioco, altrettanto strano. Infatti è un misto tra un gioco di ruolo e un puzzle game, con una grafica molto molto particolare. Sembra infatti dei pezzi di cartone, e poi su questi pezzi di cartone disegnati a mano i vari personaggi, e voi dovrete giocare al puzzle game per andare avanti nel gioco di ruolo. Quindi molto molto particolare questo gioco, ed è disponibile da Nicalis nella versione da collezione con una sovracover proprio di cartone e tanti contenuti all'interno, e vi lascio il link per chi volesse ordinarlo. Attenzione che Nicalis, come Limited Run, sono americani, quindi dovete pagare qualcosina in più per la dogana. Passiamo a NIS America, che apre preordini per un nuovo gioco per Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e anche Xbox Series X e Xbox One. Il gioco si chiama R-Type Tactics 1 e 2, e praticamente è un remake dell'originale R-Type Tactics uscito su, anzi il primo capitolo uscito su PSP, mi pare che anche il secondo sia uscito su PSP. Grafica rinnovata, è uno strategico ambientato nel mondo di R-Type, che invece è uno shooter. Molto interessante, ragazzi, e da NIS America aprono i preordini
per le solite due versioni, ovvero la Deluxe Edition, che comunque potete acquistare in tutti i negozi, e per la Limited Edition, sempre ricca di tanti contenuti, compresi dei specie di modellini piatti dell'astronave. E ragazzi, il gioco è disponibile per i preordini e come ogni volta vi lascio un bello sconto del 10%, del 10% che andrà al primo che lo usa, perché vale solo per una persona, e quindi ve lo scrivo qui sotto. Questo è il codice, ragazzi, chi lo vuole acquistare il 10% per questo bellissimo gioco, ripeto, in uscita per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox One, sia nella versione Deluxe Edition che nella versione Limited Edition. Io vi lascio il link del sito inglese, dove però dovrete pagare le spese spedizione, però da lì potete andare anche al sito europeo, lì c'è solo la Limited Edition e potete prenderlo anche da lì. Passiamo a case nuove, a nuove software house, l'abbiamo già visto veramente qualche puntata fa. Vi voglio parlare di Tesura Games, questa software house spagnola che ha fatto uscire dei giochi interessanti e che apre preordine per un nuovo gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 che si chiama Zeppelin Bygone, ed è un platform con grafica classica in stile 16-bit, con protagonista una specie di polipo con una maschera di scheletro che girerà in questo mondo pieno di alieni, mi sa che anche lui è un alieno e dovrà combattere contro questi altri alieni che sembrano delle piovre, insomma. Gioco molto particolare, in uscita sia in versione normale per PlayStation 4 e PlayStation 5 e sia nella Limited Edition, bella da collezione, ricca da contenuti, versione PAL naturalmente, essendo la software spagnola, e vi lascio il link per poterlo ordinare. Magari una puntata che sarà più corta vi illustro anche i giochi che hanno messo in preordine tempo fa, qualcuno è già esaurito, comunque poi ne parleremo meglio in qualche altra puntata. Andiamo invece a parlare di un'altra, diciamo, catena che distribuisce, oltre ai giochi normali, anche proprio i giochi limited. Potete trovare proprio i giochi di Limited Run, di First Press, naturalmente un po' più cari perché sono giochi che sono già usciti e non trovate più nelle catene ufficiali, ma quelli trovate. Ma questa volta aprono i preordini per un gioco nella versione americana per Nintendo Switch. Il gioco è Pocket Bravely ed è un picchiaduro a incontri particolare, perché non ha la solita grafica 16-bit tipo Street Fighter, ma più sembra quasi un gioco per console portatili, appunto esce su Nintendo Switch, con i personaggi un po' deformi, un po' più piccoli del solito, però sempre molto carino, ragazzi. Sempre grafica 16-bit, diciamo stile Game Boy Advance, molto colorato ma comunque abbastanza tattico, quindi sarà sicuramente interessante per chi ama i picchiaduro a incontri. E il gioco uscirà su Nintendo Switch il 26 di luglio, ma qui da Video Games Plus aprono già i preordini per la versione americana, perché la versione europea dovrebbe uscire da Pixel Art, però ancora Pixel Art non ci ha fatto sapere nulla, poi magari quando ci avviserà vi avviserò qui sul TG Games Limit. Per il momento potete comunque prendere la versione americana qui da Video Games Plus. Passiamo a una campagna Kickstarter di un gioco che dovrebbe uscire anche in versione limited, naturalmente se raggiunge l'obiettivo. È un gioco in produzione su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 e si chiama Koa and the Five Pirates of Mara, ed è un bellissimo platform 3D, grafica molto colorata, simile ai giochi di Mario, consigliatissimo agli amanti di questi generi. Il gioco uscirà, se naturalmente raggiunge l'obiettivo, sia in versione fisica per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5, sia nella bella Limited Edition. Per il momento potete già in pratica preordinarla dando un contributo che corrisponde proprio al costo della versione normale o della Limited, e poi appena uscirà il gioco vi verrà mandato direttamente a casa. Vi lascio il link della campagna Kickstarter. Con questo finiamo le notizie sulle limited e passiamo alle notizie sulle collector, perché dopo la collectorazza che abbiamo visto l'ultima volta da Bandai Namco, anche Square Enix sta per far uscire il bellissimo Final Fantasy XVI, nuovo capitolo che questa volta sarà un po' più azione rispetto ai capitoli precedenti, già dal 10, che praticamente da un JRPG con combattimenti a turni è diventato sempre più azione, e questo sarà ancora più azione, comunque graficamente veramente massiccio,
veramente spaccamascella, grafica impressionante, speriamo che anche la giocabilità sia buona. Il gioco uscirà il 22 di giugno e Square Enix ha aperto i preordini sia per la Deluxe Edition che contiene lo steelbook, l'artbook e alcuni contenuti in più, e che comunque non costa pochino, perché costerà la bellezza di 110 euro per essere una Deluxe Edition, sono abbastanza, ma d'altronde il gioco in versione normale costerà intorno ai 79, quindi mi pare anche giusto. Vi lascio il link per andare a ordinare direttamente sul Square Enix Store, ma non finisce qui, perché naturalmente ci sarà anche una bellissima Collector Edition. E che Collector, ragazzi, con all'interno due delle vocazioni che combattono tra di loro, quindi una bellissima statua, ma purtroppo questa ha un prezzo, come al solito, proibitivo. Infatti costa la bellezza di 350 euro, ormai le collector sono solo per chi ha tanti soldi, perché hanno ormai il prezzo base è 250 euro e poi vanno su a salire fino all'infinito. Comunque ragazzi, per chi è interessato, sono aperti i preordini sul sito di Square Enix Store, vi lascio anche di questi link per poterlo ordinare. Io l'ho visto due giorni fa, penso che sia ancora disponibile, anche perché il prezzo non è poco, penso che li hanno venduti già tutti. In ogni caso qui sotto trovate il link. Poi ragazzi, hanno aperto i preordini per una collector più abbordabile, è un gioco per Nintendo Switch, si chiama Master Detective Archives Rain Code Mysteryful, che abbiamo già visto in una puntata, vecchia puntata, quando c'è stato un Nintendo Direct. Bellissimo gioco, è un gioco di detective dove dovrete utilizzare diversi detective, tutti con poteri psichici differenti, ognuno in base al suo potere riesce a trovare indizi differenti. Graficamente non sembra male, tutto in cel shading, grafica poligonale. Il gioco uscirà il 30 di giugno e hanno annunciato anche una limited edition bella con tanti contenuti all'interno, e si può ordinare già da Amazon al costo di 150 euro. Io naturalmente l'ho già ordinata, essendo un gioco per Switch di quelli che poi le collector vanno a ruba, quindi ragazzi, se lo volete anche voi, qui sotto vi lascio il link per poterlo ordinare su Amazon. Tra l'altro non dovete pagare subito, potete già ordinarla e la metto da parte qualche giorno prima dell'uscita, poi potrete pagarla, quindi sicuramente interessante. E finiamo con l'annuncio di una collector, anzi di un gioco nuovo, l'ha annunciato Microids. Il gioco è Flashback 2, il seguito del remake di Flashback 1 che uscì qualche anno fa proprio su Nintendo Switch e PlayStation 4. Questa volta il seguito uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Anche in questo caso si tratta di un platform a scorrimento orizzontale con grafica poligonale, però per restare al passo con il primo capitolo è sempre come se fosse un platform bidimensionale. Gioco interessantissimo ragazzi, e di questo perché ne parliamo, perché hanno annunciato sia una limited edition, tra l'altro molto simile a quella del primo capitolo, con steelbook, artbook e altri contenuti, ma soprattutto hanno annunciato una bellissima collector edition. Ormai Microids le collector le fa andare come non ci fosse un domani. Bellissima collector con all'interno la statua del protagonista. Ancora non si sanno né i costi, né sono stati aperti ancora i preordini. Uscirà anche da noi in Europa, poi magari quando aprono i preordini ve ne parlerò proprio qui sul TG Games Limited. E con questo ragazzi, avete visto quante notizie questa settimana, veramente tante. Ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata del TG Games Limited, ci vediamo o domani o dopodomani con la puntata degli ultimi arrivi, puntata interessante con addirittura dei recuperi di Limited, quindi ci sono delle belle cose da vedere, quindi ne riparleremo tra qualche giorno. Per ora è tutto, alla prossima ragazzi, ciao ciao! Portal 4 No Regards Watch Watch Watch. Bellissimo gioco, sicuramente imperdibile per gli amanti. Bellissimo gioco, è sicuramente compreso un modellino dell'astronave, mi pare che funzioni su tutte le versioni o solo su Xbox, non ho capito bene, no, con grafica classica in stile 16-bit, però al momento fisso che corrisponde proprio al costo della limited della fissa Final Fantasy da un
Vi lascio il link per andare a ordinare direttamente sul sito della Deluxe Edition. Ma vaffanculo. Poi ragazzi, hanno aperto i preordini per una collezione Rain Code Mist, ma vaffanculo. Grafica molto colorata, naturalmente grafica al passo con i tempi, non... Grafica molto colorata, protagonista una ragazzina, ma che cazzo sto dicendo? Che cazzo è sto corpo? Molto simile a Super Mario. Porco due.